Buonasera amici di assistsportivo.com, siamo qui con Mister Drago. Mister, nuova stagione, nuovi stimoli e soprattutto l'organico completamente rinnovato per affrontare una B2 ostica, ma alla vostra portata. Sì, sicuramente abbiamo cambiato quasi tutto. Abbiamo preso gente importante, soltanto che è una squadra che bisogna formare ancora in tutte le prima, seconda linea, amalgama, stare insieme. Quindi, e qui stiamo incontrando delle difficoltà perché ci vuole il tempo. Il tempo è un percorso necessario da affrontare. Ci sono veramente dei belli stimoli, il gruppo è bello. Ci sono dei buoni presupposti. Abbiamo bisogno di lavorare, ma abbiamo bisogno di lavorare soprattutto nella maniera più serena e tranquilla possibile. Ecco, lei rispetto all'anno scorso, come dicevamo, è stato rinnovato completamente, cioè manca Fortunato, per intenderci, anche Binetti, che è stato un caposaldo, diciamo, una giocatrice che durante il percorso le ha dato parecchi punti. Si sono scelte altre ragazze. Ecco, i motivi per cui si sono spinte per la categoria o per altre, comunque, o hanno ricevuto altre offerte? No, le ragazze che non ci sono più hanno dato loro forfè per motivi organizzativi, per motivi di tempo. Brigida non poteva affrontare un campionato di B2 con trasferte un po' lunghe. Loredana Montenegro non se l'è sentita di assumere ancora impegni quest'anno. Savina non poteva dare disponibilità per motivi di lavoro, quindi è andata a Trigiano e c'è più tardi. Bottiglione ha iniziato a lavorare ed esce la sera tardi, quindi non potevano oggettivamente venire ad affrontare un campionato di B2 dove l'impegno chiaramente è maggiore, solo per questo, ma non perché noi non volevamo tenercela. Ecco, tra tutte le ragazze rinnovate però c'è anche Milannese che è stata confermata, che è risultata determinante anch'essa come giocatrice. Mina sicuramente sarà un'arma in più con le sue schiacciate. Beh, Mina non la scopriamo adesso, Mina è stata con me 3 anni a Molfetta, la conosciamo bene, è un caposaldo di questa società. E sono contento veramente che lei sia rimasta, sicuramente ci darà il suo notevole apporto anche quest'anno. Quest'anno voi negli allenamenti avete utilizzato anche rispetto all'anno scorso anche il preparatore atletico. Quanto è fondamentale una preparazione atletica? Beh, sicuramente fondamentale, con Valerio abbiamo avuto i risultati l'anno scorso, quindi perché non confermarlo anche quest'anno? È una persona che ha dei metodi nuovi, dei metodi innovativi e ci siamo trovati bene l'anno scorso e speriamo di far bene anche quest'anno con lui. Gli obiettivi per questo campionato, cosa vi ponete con questo nuovo gruppo? Visto che comunque sono giocatrici che hanno delle potenzialità enormi, se ne parlano un gran bene. Beh, abbiamo bisogno di raggiungere innanzitutto una salvezza tranquilla. Dal momento in cui la raggiungiamo, tutto quello che viene è buono, ma l'obiettivo principalmente è quello della salvezza. Abbiamo elementi importanti, però abbiamo elementi che devono anche imparare qualcosa da un punto di vista tecnico e della gestione tattica. Bene, la ringraziamo, mister, e sicuramente ci vedremo per i prossimi Grazie tempi. a voi. Amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui con mister Cosimo Di Lucia. Mister, primo impegno domenica nella B2, una serie ostica, però un impegno che voi siete pronti. Buonasera a tutti. Sì, sabato esordiamo in questo campionato nazionale come primo anno, quindi una data storica per Cerignola, perché mai nessuna società sportiva aveva raggiunto questo livello. Ci arriviamo forti della nostra esperienza in Serie C, in quanto sono 4 anni comunque di Serie C, dove abbiamo imparato tanto, e sia noi come tecnici, tra virgolette, sia la società è cresciuta tantissimo. Quindi, che dire, siamo pronti. Io, cioè, personalmente non vedo l'ora che arrivi sabato per vedere le ragazze all'opera. Un organico completamente rinnovato, tranne l'unica confermata Milannese. Comunque un gran bene di queste ragazze, avete operato molto bene, perché tra gli addetti ai lavori comunque vi fanno i complimenti per aver fatto dei bei colpi. Sì, sono due le riconfermate, Mina, il capitano, e Veronica De Mio, che viene dal nostro settore giovanile. Quindi sì, abbiamo praticamente costruito una bella squadra, sono tutte ragazze di categoria superiore. Adesso la cosa sulla quale stiamo lavorando tanto, a parte l'aspetto fisico, perché proprio in questo momento c'è il preparatore, stiamo facendo seduta fisica, stiamo lavorando tantissimo sull'amalgama del gruppo, perché appunto sono tutte ragazze che tra di loro, tranne un paio che si conoscevano, le altre sono tutte nuove. Quindi bisogna formare un bel gruppo, e secondo me abbiamo tutte le carte in regola per farlo, perché sono tutte ragazze veramente splendide e pronte a lavorare sodo.
Settore giovanile, avete ricevuto molti complimenti. Settore giovanile, avete ricevuto anche dei premi come Scuola Federale di Pallavolo. Un settore giovanile che vi rende orgogliosi, comunque, c'è da dire, e va procurato un prodotto giovanile come Veronica De Meo. Sì, non è l'unica, perché alle spalle appunto, di Veronica ci sono tantissime altre atlete che praticamente abbiamo mandato in altre società nostre amiche a farsi le ossa, tra virgolette, facendo da titolari campionati di Serie D addirittura. E dietro di loro ci sono anche delle 2000-2001 molto interessanti, per non parlare dell'under 13 e del settore minivolley che è stracolmo di bambini. Quindi questi due marchi ricevuti, che sono praticamente Scuola Federale di Pallavolo e marchio di qualità, non sono altro che il frutto di tantissimo lavoro in palestra, perché veramente tutti i giorni tra il settore minivolley, con la professoressa Fabrizio Tiziana, e noi qui nel settore, tra virgolette, giovanile, con le squadre under di federazione, stiamo veramente lavorando tantissimo, è il giusto premio questo. Mister, un'ultima domanda. L'anno scorso nei nostri microfoni il Mister Drago vi ha elogiato per mo molto perché comunque voi siete stata un'arma importante durante il campionato, una seconda voce. Quanto è importante in questo campionato ostico l'amalgama tra il primo e il secondo allenatore? Sicuramente è fondamentale, poi per quanto mi riguarda io sto imparando tantissimo da Michele Drago, una persona veramente preparata, ha vinto tantissimo e personalmente mi auguro di vincere almeno la metà di quello che ha vinto lui. Sto imparando appunto tanto e il mio lavoro per il momento, diciamo, è più incentrato appunto a fare il secondo a Michele, comunque è un lavoraccio anche quello, è improntato sul settore giovanile perché comunque stiamo crescendo tanto e una Serie B deve avere un settore giovanile molto molto valido e florido. Per quanto mi riguarda, farei il secondo a Michele a vita perché è veramente una persona eccezionale. Ecco, allora la ringraziamo, la lasciamo andare all'allenamento e un ingrosso in bocca al lupo per la partita che vi seguiremo domenica, ore 9, ore 21. Sì, alle 21 sabato invito anzi i tifosi ad essere numerosi perché ci sarà da divertirsi. Perfetto, la ringraziamo e alla prossima. Grazie mille, grazie a voi.